terza parte di calcio.basket dedicata interamente alla Rimini Calcio, quindi al campionato di Serie D. Rimini non ha giocato perché era un po' la domenica, il fine settimana in generale, cuscinetto per i recuperi. Finalmente abbiamo una classifica allineata ed era ora, ci siamo arrivati a 4 giornate dalla fine e adesso tutti pronti per il gran finale. Ecco, Rimini che pur non giocando però ha potuto beneficiare della vittoria dell'Atletica Carpi in casa del Ravenna, questo 3-0 sotto certi aspetti inaspettato, che ha preservato il più 6 di vantaggio del Rimini sul Ravenna. Di questo ovviamente parleremo andando a vedere anche le immagini, analizzando un po' tutto il momento e analizzando anche quello che sarà il match di mercoledì del Rimini proprio in casa dell'Atletica Carpi. Parleremo con chi di tutto questo? Con il nostro opinionista Cesare Trevisani. Buonasera a tutti. Buonasera Cesare. Giorgia Bertozzi. Buonasera a tutti. Buonasera Giorgia. Il nostro opinionista Davide Baietta Baio. Ciao. Buonasera Baio. Buonasera a tutti. Allora, prima di addentrarci nella puntata, dobbiamo ricordare un amico del Rimini, un grande tifoso dei biancorossi, Giuliano Tonte, che purtroppo si è spento nelle scorse ore. Giorgia, faccio fare a te un ricordo di questo grande tifoso del Rimini, grande appassionato di colori biancorossi. Sì, purtroppo è arrivata questa notizia, insomma, un fulmine a ciel sereno, devo dire, insomma, purtroppo è stata una malattia che l'ha portato via veramente in fretta, nemmeno il tempo di capire che stava male. E davvero dispiace perché comunque vabbè, per me era un amico di San Giuliano, anche se più grande, certo. Però insomma comunque ci conoscevamo da sempre e soprattutto un grande tifoso e una persona molto buona. Io ho visto anche in tanti l'hanno ricordato così oggi sui social, quando appunto è uscita purtroppo questa notizia, e devo dire che la sua bontà d'animo è quello che hanno ricordato tutti, insieme ovviamente alla passione per i colori biancorossi. Insomma, è un tifoso che ha sempre seguito il calcio, il Rimini da sempre, e con grande passione e senza veramente lesinare mai né il tifo né una trasferta, e è sempre stato vicino alla squadra, e davvero è stato così un po' scioccante saperlo. E niente, quindi un pensiero, una preghiera e devo dire insomma un saluto da parte di tutta la tifoseria, mi rendo sì, diciamo giustamente noi rappresentante di tutti, gli vogliamo dedicare, esatto, questa parte della trasmissione dedicata a Rimini in suo ricordo, insomma, perché è stato ha accomunato tutti noi la passione per i colori biancorossi, e quindi devo dire Roby che davvero in questi momenti di difficoltà, non solo Giuliano, poi sappiamo, insomma, stiamo aiutando il Bomber che sta passando un momento complicato, sì, di salute, e devo dire che ho visto veramente il popolo biancorosso stringersi e aiutare proprio senza nessuna remora, gettare veramente il cuore per aiutare le persone, e veramente ci pensavo anche prima che la curva, ma proprio la tifoseria, la squadra, la società, è stato veramente un blocco di amore e di bontà, perché insomma ci si ritrova nei momenti di difficoltà a essere fratelli, come si dice, no? Sei in curva, sei tutti fratelli, è vero, devo dire la verità, che nei momenti complicati... È vero, nel dolore di questi momenti, di queste situazioni insomma anche complicate, però c'è questa cosa che... Sì, viene fuori appunto, diciamo, la forza comunque di un gruppo su cui puoi contare, insomma, poter contare sugli amici, devo dire che è veramente una cosa che ti fa star bene. È vero, è vero. Allora, ricordiamo che la partita tra Atletica Carpi e Rimini è stata posticipata di un paio d'ore rispetto all'inizio, diciamo, previsto inizialmente, quindi inizierà alle 18. Questo probabilmente potrà anche comportare, insomma, magari qualche tifoso, ci auguriamo, biancorosso in più, anche se forse più i biancorossi emiliani che quelli romagnoli, perché magari uno uscirà dal lavoro, però da Rimini è più difficile, no, Cesare, raggiungere comunque, sì, Carpi in poche ore. La richiesta è arrivata alla Rimini Calcio da parte proprio della società emiliana, probabilmente proprio in questo,
penso che abbia fatto bene il Rimini a dire va bene, perché almeno ha favorito l'afflusso di pubblico da chi potrà insomma partecipare. In qualche modo restituendo anche una disponibilità della Lega a posticipare l'incontro con Serravezza, quindi diciamo, sono galateo sportivo che è bene avere. È giusto, è giusto. Ricordiamo in effetti che la partita si giocherà alle 17, tutta la giornata si giocherà alle 17, Rimini potrà così giocare a Romeo Neri, insomma, quindi il famoso raduno degli alpini tanto temuto per un potenziale sfratto del club biancorosso del proprio stadio non si verificherà, e questa è sicuramente una bella notizia, Baio, no? Per tutti i tifosi biancorossi. Sì, perché... assolutamente sì, e soprattutto ha subito messo a tacere la ridda di polemiche che si era scatenata, secondo me anche un po' fuori luogo ed esagerata, sinceramente, che alla fine cercare sempre dei colpevoli non è uno sport molto diffuso, ma anche stucchevole. Quindi... anche perché ricordiamo che qui stiamo parlando di un evento di portata... esatto. Io dico anche internazionale, perché insomma qui vedremo sfilare davvero. No, la cosa più simpatica, Roberto, cosa... è stata quella che sembrava quasi che fossero due interessi contrapposti, no? Quelli dei tifosi biancorossi e il raduno degli alpini, che invece è una cosa che a noi tutti quanti ci riempie di gioia. Io certo. sin da piccolo ho una predilezione per questa arma. E quindi assolutamente nessun tifoso dei Rimini era contro gli alpini, semmai c'era un po' di malumore nel caso si dovesse emigrare, certo. Ma tutto lì alla fine, sì, sì, sì. Credo che una volta tanto abbiano trovato la soluzione migliore. Sì, questa penso sia sicuramente quella più idonea per tutto, insomma, anche lo spostamento della giornata per evitare... Sì, anche per mantenere, cioè hanno certo, per mantenere anche una regolarità, salvato anche poi, la contemporaneità. Certo, che poi dopo... diciamo è sempre una questione relativa, perché in Serie A, per dire, dove ci sono altri interessi legati, no, alle dirette televisive, la contemporaneità nelle ultime giornate spesso non c'è, anche nel prossimo turno tra Milan e Inter insomma ci sarà un gap di giorni, e quindi insomma alla fine a me fa quasi sorridere, no, questa cosa. Però la cosa importante è che il Rimini possa giocare, potrà giocare questa partita in casa, anche perché insomma, calcolatrice alla mano, dobbiamo vedere che cosa succederà mercoledì, ma potrebbe già essere uno dei primi match point, però magari un po' in anticipo, ma bisogna parliamo vedere che cosa tennis, no? Tennis, tennis. Bisogna vedere che cosa succederà mercoledì, perché ricordiamo il Rimini giocherà sul campo dell'Atletica Carpi e ha visto che cosa è stato capace di fare a Ravenna sabato e a Ravenna, quindi insomma in casa magari ancora più tra virgolette temibile. E invece ci sarà la visita alla San Maurese in un derby romagnolo tutto giallo-rosso, tutto a tinte giallo-rosse da parte del Ravenna mercoledì. Però noi per entrare ancora più nel dettaglio ci andiamo a sentire anche la cronaca e quindi a rivivere le emozioni del Benelli, quindi andiamo a rivedere insieme quello che è accaduto tra Ravenna e Atletic Carpi. Cordiale saluto amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento con le nostre grandi esclusive. Si affrontano oggi al Romeo Benelli di Ravenna, il Ravenna, formazione di casa contro l'Athletic Carpi, e Luis Angel Carrasco che ha recuperato. È iniziato in questo momento il match del Romeo Benelli. Taruna buona, la giocata di Togola, Togola strappa, allunga, attenzione a Togola che viene messo giù, e qui c'è il fallo e il cartellino. No, si rimette il cartellino nel taschino. Borgo San Donnino, un podrillo anche con Saporetti. Parte Bolis, calcio di Bolis, a palla in porta, Thomas Bolis non esulta, il Carpi è in vantaggio, Carpi che passa in vantaggio con la magia di Thomas Bolis. Il Supermonte Bugnoli che va giustamente da Villanova cerca un drop, vediamo se Raffini riesce ad arrivare sul pallone. Antonini spiazza il portiere, Raffini solo, il raddoppio del Carpi, l'errore di Antonini, il raddoppio del Carpi con Raffini che è bravo a seguire questa azione. Botti che chiama il pallone, non se ne avvede Antonini che colpisce di testa, lo spiazza, lo supera, e per Raffini è un gioco da ragazzi buttare il pallone in porta. Lo lancia per Villanova, Villanova l'uno contro uno, attenzione che sale Ghizzardi, Ghizzardi è una furia, attacca Noggi, c'è il mismatch, Ghizzardi la mette dentro, Antonini in anticipo su Raffini che
poi scivola ad uscire. Questo pallone si addormenta il Carpi, attenzione ancora da Runa, la sfera messa al centro, contro cross, il colpo di testa da parte di Raffini, si lotta, il pallone che resta lì al limite dell'area, la conclusione, palla che finisce fuori, anzi corner, pronto un cambio subito, forse Mendicino addirittura, pallone messo al centro, Ferretti tira via il pallone dall'incrocio, Raffini che va a fare la guerra su Noggi, bravo Raffini, arriva Borgarello di gran carriera, Borgarello, tiro di Borgarello, palla che non manca di molto la porta. Ettore Mendicino. Entra con il numero 9 Mendicino, fuori a Runa, come segnalato dallo speaker. Palla di Ghizzardi per Villanova, Villanova, gran palla di Villanova per Ghizzardi, vediamo se ci arriva. Corner, sì, calcio d'angolo perché Antonini leva il pallone dalla porta. La rincorsa da parte del 23 del Ravenna. Spinosa, la palla al centro, colpo di testa da parte di Noggi che manca la porta, resta lì il pallone. Para Ferretti e poi c'è la respinta della difesa. Borgarello perde il pallone, la palla al limite dell'area, attenzione a Guidone, Guidone col mancino, Mendicino! Sbaglia un gol fatto Mendicino! Sofferenza qui a Ravenna, ancora Mendicino, allarga il pallone per Belli, Belli, limite dell'area, entra in area, calcia Belli! Corner per il Ravenna, peccato la giocata in profondità. Finisce il primo tempo, Carpi è in vantaggio per 2-0 a Ravenna. Il suo, anzi l'ultimo tocco è di un giocatore della Ravenna, allora rimessa per il Carpi, la palla messa dietro, attenzione limite dell'area, Borgarello, Borgarello, calcia col mancino, Borgarello non prende il giusto giro, il pallone, la parata di Botti, invece sulla destra per Lussignoli che minaccia attraverso nell'effetto Lussignoli, al centro, Mendicino non si abbassa questo pallone, sì. Con il destro, palla filtrante, passa questo pallone, attenzione a Lussignoli, traversone, palla sopra la traversa di Guidone, da 0 metri, mette al centro, il tocco, vediamo se ci arriva Saporetti, sì che ci arriva, lo porta fuori dall'area Calanca, tocco dietro, Lussignoli la mette al centro, cosa ha sbagliato ancora una volta Ravenna, corner ancora per il Ravenna, c'è ancora da soffrire, palla lunghissima di Spinosa, messa al centro, colpo di testa, salva sulla linea e poi salva il Carpi ancora sulla linea, ancora il Ravenna che insiste, il colpo di testa di Guidone, esce ancora una volta palla al piede con il pallone, capì cosa devo... col pallone che arriva a Villanova, ancora Villanova, al limite dell'area, Villanova prova a calciare in porta, si libera, non c'è calcio di rigore, non c'è calcio di rigore. La rincorsa con il pallone messo al centro, colpo di testa di Noggi, palla sopra la traversa. Calciare, ma cerca Saporetti, serie di finte, ancora Guidone, Guidone si gira! Grande giocata di Guidone che si gira in un fazzoletto di terreno. Anzi, il Carpi chiude tutto, Antonini cerca l'imbucata, Mendicino, grande giocata per Guidone, si può giocare Ferretti! Fini che porta via il pallone, l'incrocio di Togola, la palla per Lorchi Panizze, limite dell'area, Lorchi Panizze prova a calciare, strozzato il tiro dall'intervento da parte della difesa Ravenna, c'è corner, sì, Antonini cerca Mendicino, anzi Guidone, super parata di Ferretti su Guidone, nuovamente fuori il pallone dalla porta, ancora Ravenna con Dorsi sul secondo palo, Ferretti con i pugni, palla che resta lì, palla fuori, Spinosa manca la porta, Dorsi con il mancino, la mette al centro, colpo di testa, non riesce a trovare la correzione giusta Guidone, per Bottalico, appoggia su Calanca, gran palla di Calanca per Carrasco che può attaccare, Carrasco aggredisce l'area, Carrasco entra in area, il tocco per Sivilla che segna, 3-0 per il Carpi, partita chiusa, Andrea Sivilla la chiude. 41esimo minuto di gioco, ha segnato Sivilla in contropiede, il lancio proprio per Andrea Sivilla che sembra in posizione regolare, vediamo se si alza la bandierina, no, Sivilla punta Ercolani, Sivilla prova a calciare Parabotti da parte di Dipinto su Spinosa, la reazione di Spinosa, ma è finita, il Carpi espugna il Benelli per 3-0, le reti Bonis, Raffini e a chiudere di Sivilla. E allora abbiamo visto anche le immagini, così ci siamo fatti un'idea un po' più chiara. Inizio da te Giorgia, allora, vedendo questa partita, insomma Rimini dovrà stare attento a questo Atletica Carpi, no? Assolutamente sì, non solo vedendo la partita, vedendo proprio i numeri del Carpi, insomma non perde da 10 partite, in casa non perde da febbraio. Insomma, sono sesti in classifica, diciamo che non sarà un avversario facile, lo ha dimostrato mercoledì. Ovviamente, insomma, rivedendo tutti gli highlight si capisce che Ravenna se l'è giocata comunque. Ah, certo, tante le occasioni, diciamo che uno che guarda il risultato 3-0 pensi alla classica partita storta dove, no? Invece non ha girato
fondamentalmente l'episodio, ecco. Certo, quindi... non ho avuto anche, diciamo, la fortuna in alcune occasioni che magari avrebbero, esatto, potuto, sono state, insomma, due o tre occasioni molto molto importanti, bravo il portiere del Carpi, un po' meno i difensori del Ravenna nelle due circostanze dei primi due gol. Però insomma, tutto sommato, il Carpi è un avversario tosto. Certo, hanno fatto una squadra all'ultimo in agosto, ricordiamo che insomma il Carpi è una nobile deceduta, diciamo così, perché poi ha ricominciato quest'anno dalla D e insomma le aspettative erano alte, però probabilmente forse più di così a livello di classifica gli emiliani non potevano fare. La forza si vede, hanno ottimi giocatori. Io conosco Villanova perché l'ho visto giocare per due stagioni a San Marino nei primi anni 2010, forse adesso 2009, non ricordo neanche bene, però è un giocatore di talento, magari non molto prolifico, anche se l'anno scorso a Correggio ha fatto molto bene anche diciamo numericamente a livello di gol, però abbiamo visto un paio di aperture insomma da categoria superiore probabilmente. A San Marino giocava in Serie C, quindi dai, diciamo che sarà una bella sfida. Rimini si deve far trovare pronto, insomma penso che ancora ci sarà tempo per andare al mare, ancora insomma bisogna stare sul pezzo, come si suol dire. E certo, intanto però Cesare, questo Atletico e Carpi, un regalo a Rimini l'ha fatto anche grosso, perché al di là della forza del Carpi, probabilmente insomma nessun tifoso riminese avrebbe scommesso così a cuor leggero su una vittoria, al di là poi del punteggio del Carpi a Ravenna, no? Invece questa cosa ci fa anche un po' rivalutare, poi dopo torneremo anche su quella partita, un po' il punto che è stato preso in casa col Givi Borgo, sicuramente stretto, ma comunque adesso utile. Sì, anche se è imperdonabile non aver vinto quella partita, secondo me. Fra Carpi e Ravenna è una guerra di questo tipo, ci sono fatti 13 gol in due partite, in due partite di campionato, dal 5 a 5 di Carpi nacque la rincorsa del Ravenna e lo 0-3 segna un bruschissimo e doloroso stop. Questa è una sconfitta molto, tra virgolette, rumorosa, nel senso che è inaspettata, come dici tu, però è un segnale anche per il Rimini. Perché pensare a sei punti, con sei punti di vantaggio, che il campionato è finito, sarebbe imperdonabile. Il Carpi ha prodotto 3 gol, ma il Ravenna ha tirato 10 volte in porta, e noi 10 volte in porta sono molte partite che non tiriamo più, nemmeno con squadre di media e bassa classifica. Quindi noi non siamo in una condizione in questo momento particolarmente brillante, però abbiamo 6 punti da gestire e con intelligenza anche queste cose si possono anche immaginare. Per me domenica sarà, scusa, mercoledì sarà un crocevia importante del campionato, perché fra il Rimini a Carpi e il Ravenna a San Mauro, insomma, avremo anche perché le partite stanno proprio ormai diventando poche, alla fine quelle che mancano, avremo dei segnali abbastanza indicativi, almeno sul grado di reazione delle squadre. Il Rimini deve reagire, perché quello che ha fatto col Givi Borgo per me è imperdonabile. E ha il monito della vittoria del Carpi. Il Ravenna, secondo me, ancora giustamente non ha mollato, perché questa è una squadra che sta molto bene. Questa è una squadra che può vincere tutte le prossime 4 partite. E se loro vincono tutte le partite, il Rimini deve fare 7 punti per vincere il campionato. E 7 punti sono 2 vittorie e un pari in 4 gare. Sarebbe veramente imperdonabile pensare che sia finita ieri. È vero, però è anche vero per contro, Baio, che diciamo questa vittoria regala a Rimini un jolly in più. Un jolly Rimini se l'era giocato pareggiando con Givi Borgo, no, tanto è di questo che si parlava, no? Rimini avrebbe potuto fare 2 vittorie e 2 pareggi, un pareggio giocato col Givi Borgo, insomma non l'avrebbe, diciamo, non se lo sarebbe giocato nessuno alla vigilia, no? Perché lì si dava per scontato che, visto che a parte Ravenna tutte le squadre romaneri avevano perso, insomma sarebbero arrivati 3 punti, non sono arrivati, però adesso vuol dire che anche andare a Carpi con questo più 6, non dico che voglia dire andarci a cuor leggero, perché sono d'accordo con Cesare, sarebbe un errore gravissimo, però comunque non con le spalle al muro, con la necessità insomma di fare comunque bottino pieno, comunque se non dovesse arrivare a bottino pieno dover vincere poi le ultime 2. Tutto vero, tutto verissimo, però non siamo giochi senza frontiere. I jolly
non è che uno decide quando giocarseli, e capitano, perché se è vero come è vero che noi abbiamo fatto il funerale per il pareggio sventurato col Giviborgo, bisogna che ci serva anche da lezione al contrario, cioè abbiamo un vantaggio indipendentemente da quanto esso sia grande, però dobbiamo giocarci le nostre carte con le nostre armi, che sono completamente diverse da quelle del Ravenna, perché Rimini, è tutto vero quello che ha detto Cesare, ma io lo ritengo anche una squadra che difficilmente concede quello che ha concesso. Poi avremo la controprova ulteriore mercoledì, visto che entrambe le due contendenti per il primo posto sfidano la stessa squadra nel giro di pochissimi giorni, e staremo a vedere se ci sarà la conferma del fatto che io sto dicendo che secondo me Rimini non è una squadra che sia così facile che prenda delle imbarcate di questo tipo. Può avere delle giornate, come è successo ahimè due volte col Giviborgo, dove non la chiude e poi sciaguratamente prende un gol al 90esimo, ma i gol al 90esimo fanno parte del calcio. Un'altra cosa che ci tengo a dire, oltre a quella che non starei a guardare troppo, a considerare troppo queste situazioni dei jolly, anche quella storia mi ha stancato un po', la storia dei segnali, cioè è un segno. Abbiamo preso gol al 90esimo, tutti, è un segno adesso. Ragazzi, cioè, allora, segno di che? Calcio è pieno di segni, perché cioè, tutte le volte che succede qualcosa è un segno. È un segnale, è un segno del destino, no? È un segno che abbiamo fatto veramente una somarata in 11 contro 10. Ecco, ritorniamo un po', Roberto, all'errore della partita di Ravenna. Ok, il Rimini sembra avere un po' il pudore in certi particolari frangenti di fare quello che nel calcio fanno più o meno tutti, cioè il fatto di serrare i ranghi, congelare il pallone, cioè è una cosa che fa parte del gioco, secondo me, e qui sta l'imperdonabilità, perché andare a Ravenna a giocare come se il Ravenna fossimo stati noi e non congelare il pallone in determinate situazioni quando sei un gol avanti e un uomo in più, quello è imperdonabile, ed è vero quello che dice Cesare, però da qui a interpretare questa cosa come il segno che il destino, il segno del vorrà destino, sì. Io anche no, insomma. Allora andiamo da Bike Service e poi primi messaggi dei nostri amici da casa. Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. Giovedì. Allora andiamo a vedere i primi messaggi, a sentire anche. Era a vedere la partita col Givi e sinceramente meritavamo di vincere, ma ci ha girato male con un tiro che se lo calcia altre 100 volte non farà mai gol. In più c'era un rigore clamoroso per noi, mi sembra nel primo tempo. Lorenzo da Rimini. Eh sì, però sicuramente le partite poi a volte girano anche, no, così su episodi, sul cosiddetto tiro della domenica, no? Grande regalo del Carpi, che speriamo mercoledì siano stanchi. Quattro finali dove noi lottiamo. Grande rinascita, grande Cesena, vinciamo il girone e speriamo in un grande finale di stagione. Andrea Scuolavaio. Sì, forse vuol dire rinascita Cesena. Grande Cesena, penso manche una A, perché probabile, molto probabile. Andrea che dica grande Cesena mi suona male, secondo me gli è scappata un A nel messaggio. Ok, poi sì, sempre Andrea ci chiede, insomma, lo spostamento. No, non si sposterà la partita di RBR, che gioca tradizionalmente alle 18 e quindi giocherà anche domenica alle 18 la gara con la Luis Roma. Insomma, il tifoso questa volta dovrà scegliere. Sono due partite belle e importanti, insomma, si sceglierà e poi magari alla fine si potrà speriamo bene festeggiare tutti insieme. Il direttore sportivo del Ravenna in un'intervista ha parlato di errori della terna arbitrale nel corso della stagione. Il Rimini cosa dovrebbe dire?
Tra rigori e gol fantasma ne abbiamo avute di tutte. Eh sì, adesso devo dire la verità, non ho visto, ho sentito questa intervista, tu Cesare l'hai visto, però penso sì, che insomma il Rimini quest'anno non possa, certo nessuno penso possa dire che il Rimini sia stato favorito dagli arbitri, perché anzi per essere una squadra dall'inizio alla fine al vertice, cioè speriamo alla fine, però per essere una squadra che fino a questo momento ha comunque sempre guidato il campionato, forse è stata trattata più da squadra tra virgolette provinciale che da squadra che stava comunque vincendo il campionato. Ognuno conosce la storia del proprio campionato, io l'ho sentita quell'intervista, non è stato pesante su questo, però tutti quelli che dicono noi non parliamo degli arbitri, poi fanno l'elenco delle occasioni in cui gli arbitri o le loro decisioni li hanno penalizzate, io li peso così, ecco, secondo me poteva evitarlo, però obiettivamente ha detto che ci sono stati momenti in cui le decisioni degli arbitri li hanno penalizzati, anche ieri quando a mezz'ora dalla fine sullo 0-2 ci sarebbe stato a suo dire un rigore per il Ravenna, abbiamo visto negli highlight anche un po' le proteste, non si capiva sinceramente se ci fossero gli estremi, però io credo che tutte le squadre sono abituate a questo genere di giustificazioni, perché lui ha giustamente detto che Ravenna doveva ricostruire una stagione dopo grandissime delusioni, che nessuno immaginava di dover competere in un campionato che con quei punti sarebbe primo o secondo in quasi tutti gli altri gironi, però è anche vero che il Ravenna a gennaio ha preso un giocatore del calibro di Guidone, e se tu sei uno che vuole solo costruire e non vincere, forse Guidone prossimo. Non lo prendi, ecco. Quindi ci hanno provato giustamente, certo. E hanno reso e stanno rendendo, io continuo a dire, la vita durissima ad un Rimini che ha distrutto, per stare ai termini che usava De Meis quando fece la serie di questo campionato. Sì, e che non l'ha distrutto solo per il Ravenna, per la presenza del Ravenna, che quindi ha comunque reso, Giorgia, questo campionato, un campionato, e lo sta rendendo ancora, interessante fino alle ultime giornate, perché insomma è stato anche più bello un campionato così rispetto magari ai campionati dove, al di là poi del fatto del tifo, no, lo stavo ascoltare, sì, dai. No. Però perché ti dispiaceva vincere il campionato a 5, 6, 7 no, giornate, no, non è quello, però come interesse del campionato così è stato un campionato sicuramente più interessante, più bello, no? Adesso si dice quest'anno, no, rispetto agli altri anni la Serie A, campionato bellissimo perché ancora non si sa chi lo vincerà, negli altri anni di dominio magari della Juve insomma era come a livello di interesse meno interessante, no? Assolutamente. In questo senso intendevo. Scherzo, nel senso noi parliamo da Rimini, quindi è normale che avremmo magari avuto piacere di non avere un avversario alle calcagna fino all'ultimo, però diciamo nell'economia intera del campionato assolutamente sì, l'interesse fino alle ultime giornate è acceso, ci ha provato un po' anche il lentigione, ma alla lunga diciamo è stato sfiancato dalla primavera. E invece no, il Ravenna in forma, lo ha dimostrato pur perdendo, quindi ribadisco, bisogna stare ancora sul pezzo perché i punti sono ancora da fare e quindi è giusto non rovinare tutto sul finale, sapendo che hai un avversario che comunque continua a correre e non ti regalerà niente, nonostante appunto un passo falso che ci può stare. È normale che la giornata in cui non entra e poi diciamo è davanti a una squadra comunque tosta come il Carpi, ci sta anche di avere una sconfitta così magari che nessuno si aspettava, più per la diciamo per la cabala forse no? che altro, però tutto sommato sì, mentre la Serie A secondo me quest'anno è un campionato forse interessante perché non ha ancora un vincitore, ma sicuramente di livello un po' più basso del solito, questo sì, lasciamelo dire. Era solo un esempio sull'interesse, però sì, sì. Come Baio, quando non c'è la Juventus si capirà non è interesse simpatico, è un campionato simpatico. I due milanisti che non vincono a 20 anni che vengono fuori in questo frangente, vengono fuori adesso, non martedì scorso o dalla settimana scorsa, senza dimenticare, mettendoci la giacca della Ravenna, che con un campionato così importante come ha fatto, se niente molla il lentigione a 3 punti, cioè rischia anche di essere risucchiata la sua seconda posizione. È chiaro che Ravenna guarda ancora avanti, però
se questo risultato di Carpi avesse delle conseguenze sul rendimento e sulle prossime partite, potrebbe anche essere a rischio il secondo posto. È vero, ma mi hai anticipato, insomma, perché la mia domanda, e volevo sentire tutte e tre, qua parto da te Baio, è proprio questa battuta d'arresto, quanto può incidere nella mente dei giocatori e del Ravenna? Perché comunque, insomma, fino a questo momento erano in corsa, avevano anche vinto lo scontro diretto con il Rimini, poi sì, chiaramente qualche punto l'avevano perso anche prima col Forlì, però adesso diciamo che eravamo proprio al momento dove non potevi più sbagliare niente, no? Certo, quindi l'abbiamo pensato anche del Rimini, cioè ci siamo fatti la stessa domanda quando psicologicamente tutta la piazza di Rimini era già mentalmente a solo più 3 dopo essere stati, certo, a più 8, ok? Quindi del Ravenna ti posso dire che dalla batosta, cioè dalla sconfitta di Forlì, è uscito bene, cioè io non lo vedo una squadra in difficoltà, le partite possono nascere storte, possono prendere delle pieghe impreviste e sicuramente è una brutta battuta d'arresto questa, ma no, l'abbiamo detto anche prima, non ho visto un Ravenna in crisi di gioco, in crisi di identità, quindi loro secondo me assolutamente se la giocheranno fino alla fine. Quindi secondo fino te a quando la matematica non ha conseguenze, anche se in certi momenti certe battute d'arresto possono comunque farti comunque crollare magari il castello, no? Adesso non dico sia questo il caso, però comunque è successo, no? Fino a che praticamente sei riuscito a rialzarti subito, lo hai fatto, adesso però mancano 4 giornate, quindi insomma non lo so se possa essere stato tra virgolette una sorta di colpo di grazia, no? Per le ambizioni di primato. Ma colpo di grazia no, perché appunto, cioè ci sta che continuino a correre, è ovvio che diciamo dopo uno scontro diretto vinto, dopo che da meno 8 torni lì, sicuramente psicologicamente è stata una sconfitta pesante, contando che ci sono rimaste pochissime partite e c'è poco tempo per recuperare i passi falsi. Sarà importante mercoledì. Posso scusami, prego, aggiungere una cosa, anzi magari lo chiedo a Cesare perché ne avevamo già parlato. Mi incuriosisce molto invece pensare a come sarà la partita della San Maurese mercoledì. Perché è una squadra che, diciamolo, ambizioni di questo campionato non ne ha più. Però mi ricordo che ti sentii dire che certe partite per Protti valgono il campionato. Secondo te anche questa? Quella con Rimini di sicuro. Qui è una questione di... Io non, però anche credo questo derby romagnolo, io credo che la San Maurese sia un po' in difficoltà obiettivamente, ha fatto un buon pareggio ieri, però è una squadra tra l'altro col Givi Borgo 0-0, esatto, è una squadra che non vince da parecchio, diciamo, non mette insieme risultati buoni da diverso tempo. Io sono convinto, per stare alla tua domanda, che il Ravenna, cioè il Rimini ha saputo gestire una situazione di pressione psicologica importante per tutto il campionato, perché tutte le squadre vogliono battere la prima in classifica sempre, già la seconda dà meno stimoli e rincorrere aveva una pressione psicologica diversa. Il Rimini da questo punto di vista ha dimostrato una solidità fortissima, molto importante. Quando il Ravenna è entrato in campo contro il Rimini, per esempio, come dire, per giocare una partita da cui non aveva niente da perdere sostanzialmente, nel senso che comunque doveva cercare una vittoria a tutti i costi, che comunque la classifica non l'avrebbe raddrizzata completamente, era qua, non dico più di blasone che altro, però era una situazione in cui vincere, sì, importante, però insomma non è che arrivavi, pareggiavi la graduatoria. In quelle condizioni Ravenna, diciamo, libero di testa, ha sempre dato molto. Ieri doveva giocare obbligato a vincere per andare a meno 3 e ha perso. Non è facile sopportare questi pesi e adesso, tornato libero, perché adesso con 6 punti potrebbe essere pericoloso. Obiettivamente il Ravenna è ben più forte della San Maurese e ha tutte le carte in regola per fare bottino pieno a San Mauro e farlo ancora. Deve incontrare anche il Givi Borgo, deve incontrare
mi sembra il Progresso che comunque è lì, e il Progresso nel recupero ha vinto una gara fondamentale, mi sembra, col Sasso Marconi, per cui lì le cose si sono un po' aggiustate, non ha un calendario complicato, il Rimini ha questo Carpi e poi ha il Lentigione all'ultima partita. Quindi in sostanza, insomma, no, alle spalle larghe a sufficienza il Ravenna, mi avete detto più o meno tutti e tre, no? Per poter comunque rimettersi. Io sono convinto che libero di testa, senza l'obbligo del risultato, sia ancora più pericoloso. Quindi... Io credo, Roby, invece, che questa sconfitta del Ravenna abbia fatto più bene a Rimini che male a Ravenna, nel senso che io ricordo i giocatori quando sono venuti in sala stampa dopo il Givi Borgo, la prima cosa che hanno detto è detto noi dobbiamo stare calmi, nel senso di non farci prendere la frenesia, ecco, in questo non avere il Ravenna meno 3 potrebbe aiutare a questa calma a andare avanti, certo, con la solita testa, il solito metodo che hanno ottenuto finora. E questa calma sicuramente si può un po', diciamo, essere cullata un pochino di più che avere Ravenna meno 3 e lì. No, io sono d'accordo, io quel stiamo calmi non era convincente per niente, quello che dicevo, né dei giocatori né dell'allenatore. Secondo me il pareggio con Givi Borgo commentato a caldo, ovviamente, era un po' un autoconvincere, ma guardandolo in faccia era evidente che era stata una giornata molto complicata. Cioè, stiamo calmi è la classica frase che si dice quando si è nervosi. Certo, se no non c'è bisogno di dirlo. No. Beh, indubbiamente, insomma, il fatto di comunque aver sprecato una chance importante e di pensare a Ravenna meno 3, adesso invece se rileggiamo tutto, sono d'accordo sempre con Cesare, è stato davvero un peccato per il Rimini aver pareggiato quella partita, perché era una partita da vincere in ogni caso, però comunque quel punto alla fine ti ha fatto portare da più 5 più 6. Ci mancherebbe altro che almeno un punto non fosse arrivato. No, no, va bene, però come ha detto anche mister Gaburro anche nella gara, a volte ti gira male all'andata il Rimini per cercare poi i tre punti, prese il gol, sempre a Ghivizzano, prese il gol del 2-1 dei toscani. Quindi questa volta, difatti l'ha proprio detto, che ha preferito non mettere un altro giocatore offensivo, diciamo. Ha avuto paura di perderlo. E alla fine, però, diciamo, da una giornata negativa... No, senza chiaramente enfatizzare sto pareggio col Givi Borgo, che non è stato un bel risultato, però... Non entrerà negli annali, dai, diciamo. Però diciamo che, considerando la giornata, come si è sviluppata, il Rimini che pareggia in casa e il Ravenna che perde in casa, alla fine vuol dire... Cioè, alla fine giornata più 6. Ma io penso anche, Roberto, che sia anche vera un'altra cosa che ha detto dopo la gara Gaburro, che certe squadre... proprio ti si incastrano male se ti... Cioè, a volte non sono indigeste. C'è una motivazione, no? Perché cioè, se Rimini avesse segnato una delle altre almeno 3-4 occasioni importanti che ha avuto, cioè mi viene in mente quella di Greselin, insomma, no? Che ha sparato a botta sicura il portiere alla parata, cioè per dire, bastava uno di quelle occasioni e stavamo parlando di anche una vittoria altrettanto netta, vero tranquilla. Che anche secondo me era un rigore solare, netto. Poi dopo non l'abbiamo rivisto, ma per me era un rigore solare per quello che ho visto dalle immagini, però ripeto, attenzione alle squadre indigeste, perché un'altra squadra indigesta dobbiamo incontrare per il Rimini, che è il Seravezza, che l'anno scorso ci impose il pareggio al Romaneri, e quindi anche quella è una squadra da prendere con le molle per noi, per tipologia. Allora che te vai sui segni. Questo però è un altro Rimini. Non paragoniamo questo Rimini a quello dell'anno scorso, però. Non paragoniamo questo Rimini a quello dell'anno scorso, perché non sono neanche lontani parenti. Ma per questo che è imperdonabile il pareggio con Givi Borgo. Una squadra come il Rimini, pur segnando un solo gol, pur meritando forse di segnarne anche un altro, non può prendere una ripartenza in superiorità numerica dal Givi Borgo senza mettere la gamba, perché c'era già una ammonizione. È imperdonabile, diciamo che sono leggerezze che in 90 minuti dove ti giochi tanto, poi alle ammonizioni penserai il lunedì. L'espulsione di Mencagli, cioè, sono cose che non si devono fare, non si possono fare se tu vuoi vincere un campionato. A proposito, Roberto, è vero, però è anche vero che lì per lì uno non pensa, secondo me, qui parlo di Tanasio, che è il giocatore che non ha poi commesso fallo per paura di prendere il secondo giallo, sapendo che dopo sarebbe andato Rimini a giocare a Carpi,
secondo me anche lì è chiaro che lo devi mettere in preventivo, ma non puoi immaginare che poi alla fine il giocatore avversario vada a, ma dire, a se, se non lo contrasti il giocatore va a far gol, cioè sì, non sì. È che il calcio è quello, no no certo, che lo puoi lasciare andare sperando che tiri fuori. Sì, non era proprio ancora, diciamo, in porta, magari sperava che arrivasse qualcun altro a chiuderlo, insomma, una, poi una buona non è stato così. Alla fine è stato un errore, sì, sono d'accordo, sì, no, no, cioè, no, però diciamo che Tanasa non è stato l'unico a sbagliare lì, però diciamo è stato quello più evidente perché al contrasto è caduto, cioè mai visto Tanasa cadere, nel senso vuol dire sì, che non sì, sei andato convinto. Sì. Quella è chiaramente la lettura, è quella, cioè, perlomeno insomma, poi cioè l'episodio di aver paura di prendere il secondo giallo perché era già ammonito e quindi di saltare. A proposito dei cartellini, Roberto, una domanda che mi nasce: Mencagli la squalifica la sconterà subito? Ma io penso proprio che la sconterà nella no, perché di solito se non vado errato il comunicato del giudice sportivo che giornata, che giorno arriva? Beh, si adegua al calendario del campionato. Ah, sì, okay. No, no, perché non ho letto ancora squalificato. Non ho visto il comunicato, devo dire la verità, ancora non l'ho visto, ma penso che arriverà domani, se non è arrivato e non l'ho saltato io, però comunque penso che, insomma, io lo do per squalificato, salta. Insomma, non penso che ci sia e la tra l'altro, la buona notizia, invece, al di là della squalifica di Mencagli, però rivedere Tomassini, finalmente, esatto. Insomma, comunque è una cartuccia importante perché, insomma, il reparto d'attacco purtroppo ha sempre qualche defezione tra infortuni e squalifiche, rivedere Tomassini dopo quell'infortunio. E poi è rientrato anche Arlotti, che Arlotti ancora, ormai, sì. Noi abbiamo visto che magari un paio di gol da adesso alla fine, no, con un paio di gol potrebbe contribuire a questo campionato per lui sfortunato. Abbiamo un po' bisogno di freschezza, non so se Arlotti è la freschezza che serve in questo momento, però obiettivamente c'è bisogno di un po' di freschezza. Io spero che questa pausa sia stata molto utile anche da questo punto di vista, per un lavoro finalizzato a ritrovare un po' di brillantezza, perché obiettivamente se mettiamo in fila alcune partite in casa, Fanful, Alcione, Griborgo, cioè abbiamo conosciuto una fatica sconosciuta negli altri mesi di campionato nelle gare casalinghe. Allora adesso andiamo dal quartino e poi dopo ci andiamo a vedere anche la classifica finalmente allineata, perché era da un po' di mesi che non la vedevamo così allineata. Il piacere della tipica ospitalità romagnola rivive ogni giorno all'Osteria Il Quartino. A pranzo, a cena, da 25 anni serviamo le specialità tipiche della tradizione accompagnate dai migliori vini. Oggi alla nostra proverbiale affidabilità aggiungiamo tutta la sicurezza che cerchi in questo nuovo inizio. Osteria Il Quartino, tutta la qualità romagnola. Allora direi che a questo punto ce la possiamo andare a vedere questa classifica, questo più 6 insperato fino a sabato pomeriggio con tutte le squadre che finalmente hanno lo stesso numero di partite giocate, il Rimini che è 83, il Ravenna 77, l'Entigiona 74, come diceva Cesare giustamente, insomma il Ravenna deve buttare un occhio avanti e un occhio dietro perché comunque il Lentigione è lì pronto ad approfittare di un eventuale altro passo falso, insomma della formazione giallorossa, però insomma stiamo parlando di, guardando la classifica, io direi di tutte e tre le prime, perché poi chiaramente Rimini qualcosa in più perché ha più punti, però 83, 77, 74 punti in 34 giornate sono una media che io penso sia fuori di testa. C'è un campionato insomma con tre squadre che hanno fatto qualcosa di speciale, perché queste tre squadre negli altri gironi non so che cosa avrebbero fatto con questi risultati. Sono mancate all'appello due o tre squadre, a Carpi, Forlì, Lianese, Prato. La Lianese, il Prato forse in partenza credo fosse un po' meno, però sì, però un po' sono mancate un po' queste, sì. Sono venute per tanti mesi la San Maurese, il Mezzolara ovviamente, la Corregese ha fatto il suo campionato abituale. E queste tre squadre hanno avuto un passo per gli altri sostanzialmente impossibili. Lentigione non è nuovo a campionati di questa portata, trova sempre sulla sua strada qualcosa o qualcuno che lo limitano. Bello, però quello che mi lascia più impressionato di tutti a me è aver preso 15 gol in 34 partite. Questa solidità difensiva del Rimini, 15 gol in 34 partite sono pochi.
che è un po', dicevamo, la diversa filosofia, no, tra Rimini e Ravenna, e si dice che i campionati si vincono con le difese, no? Perlomeno un vecchio adagio dice questo. Allora, andiamo con qualche messaggio, ce ne sono anche sul Cattolica. Gli ultra del Cattolica ieri erano in trasferta, ma i giocatori e i dirigenti a casa, gli ultra. I giocatori perché hanno preso un'altra brutta sconfitta sul campo del Chioggia, 3-0 per i padroni di casa, ed è arrivata purtroppo, insomma, una retrocessione con due giornate d'anticipo, ma insomma devo dire anche meritata, perché è stata una stagione davvero troppo brutta per essere vera, e purtroppo la seconda retrocessione di fila per la società giallorossa. Quindi insomma bisognerà rimboccarsi le maniche, ripartire in un altro modo e fare dei campionati impostati in maniera diversa, perché chiaramente con tutte le attenuanti del girone diverso, delle trasferte di società rivali con più soldi, però insomma un campionato così, dove fai 23 punti in 32 giornate, insomma è davvero un incubo, penso. Il secondo incubo di fila per i tifosi giallorossi. Un peccato. Che purtroppo stanno soffrendo. Un peccato, perché sembrava, almeno stando anche alle parole del DS Galassi quando era venuto qui, che avevano rimesso un po' a posto la squadra, però avevano pagato dazio con indisponibilità e infortuni. C'è stato un momento in cui sembravano aver trovato una quadratura, con qualche risultato consecutivo, e poi sono crollati. Invece. Almeno per arrivare agli spareggi, ma poi insomma gli ultimi risultati non lasciano scampo. Allora, quando la stagione è così, c'è poco da fare, insomma, c'è poco anche da recriminare, non è che si possa dire ma in quella partita c'è solo da ricostruire. Partendo da una base che sono i tifosi, nonostante tutto, insomma, Cattolica ancora ha una buona base di tifosi, e sarebbe veramente un peccato mortale distruggere completamente la tifoseria e l'entusiasmo che, nonostante tutto, questi ragazzi hanno. È vero, bisogna ripartire proprio da lì, dal preservare questo tesoro che è appunto l'amore dei tifosi per la squadra della Regina. Allora andiamo anche da Ottica Ferri, ricordando che quest'anno, quindi tra qualche settimana oramai, insomma, la nostra giuria dovrà eleggere il miglior under del Rimini in campo, e non sarà facile, perché insomma ne abbiamo visti tanti che si sono messi in evidenza in questo campionato. Ottica Ferri. A due passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini! Allora, andiamo a leggere qualche altro messaggio? Sì, Roby, dai. Più bello è il giusto. Ciao a tutta la banda, Francesco. Va bene, più interessante, più vivo fino alla fine. Ciao, Bonfa. Non sono d'accordo con Baio. Non saranno segni, ma ritengo che il nostro pareggio è stato più grave della sconfitta del Ravenna, nata esclusivamente da un paio di episodi. Il Ravenna ha stradominato, e se avesse vinto ora, suderemmo freddo. Gabriele. Allora, è vero Gabriele, però anche è vero che, insomma, con un po' più anche di fortuna, anche Rimini avrebbe vinto col Givi Borgo, secondo me. Cioè, se è vero che... passiamo ai sé. No. Certo, però, scusami, dire però se Ravenna perde 0-3, no? Per sfortuna, e Rimini pareggia 1-1 per altrettanta sfortuna, mi viene da dire. Secondo me è più grave anche quello, il KO del Ravenna, anche perché comunque avevi lo stimolo di un Rimini che aveva frenato. E a quel punto devi dare il colpo di grazia, tra virgolette. Sì, sì. No, ma io lo perdono Gabriele, perché deve essere un grande tifoso del Rimini, perché solo un grande tifoso del Rimini può dire che è più grave un pareggio di una sconfitta 3-0. Quindi, grande Gabriele. No, però ho capito il suo concetto, no? Nel senso che dice più imperdonabile, come diceva poi Cesare, no? Pareggiare 1-1 col Givi Borgo che essere sconfitti dall'Atletic Carpi, che è un altro avversario. Allora, va bene, siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda anche questa terza parte di calcio.basket. Abbiamo però la vignetta di Baio, perché anche se Rimini ha giocato, abbiamo una bella vignetta che è dedicata al Carpi. Vediamo, lo scopriamo insieme. Mercoledì andiamo a Carpi a ringraziarli di persona.
come al solito sempre, sempre perfetta e azzeccata. Benissimo, allora ricordiamo domani alle 12.30 in diretta sulla pagina Facebook Icaro Sport, su quella del Rimini Football Club, il prepartita di mister Marco Gaburro, e poi ci sarà la gara, ricordiamo ancora, con il calcio d'inizio posticipato mercoledì alle 18 tra Atletico Carpi e Rimini. Non ci sono, per quello che sappiamo, ma non credo che spunteranno nelle ultime ore, comunque non sono previste dirette da parte della società di casa, che ricordiamo ha il diritto eventualmente a poter trasmettere la partita sui propri social. Se dovesse invece esserci qualche novità, vi terremo aggiornati sul nostro sito News Rimini, ma al momento attuale, insomma, vi consigliamo di seguire la nostra diretta testuale sul sito News Rimini. Grazie a Cesare Trevisani. Grazie a voi. Grazie a Giorgio Bertozzi. Grazie a voi, buonasera. E grazie al nostro Baio. Grazie a te, Roby. Buonasera a tutti. Adesso devo proprio salutare e ringraziare anche te, Ilaria. Grazie Giorgi. Grazie mille a voi. Grazie, perché tra poco inizierà una serata basket, che sarà una bellissima serata basket, non meno bella delle nostre serate calcio, che secondo me questa sera sono state particolarmente belle e ricche di ospiti. Quindi restate con noi.